sforato, ma non voglio essere tacciato di pignoleria, quindi concediamo l'ultima interrogazione, la 2G di Genova, a firma del consigliere Allasia, oggetto interventi per il miglioramento della qualità dell'aria. Ricordo che le rimanenti saranno portate in discussione nel prossimo consiglio comunale. Prego, consigliere Allasia. Grazie, consigliere. Presidente, chiedo scusa. Allora, sì, io qui per questa interrogazione ho preso spunto dall'incontro tenuto il 18 ottobre scorso all'auditorium della CRB sulla qualità dell'aria e patto cittadini comune. Ho partecipato a quell'incontro, io sinceramente sono rimasto molto perplesso da molte delle cose dette, esposte e dalla modalità dell'evento, dalla modalità in cui è stato sviluppato l'evento, e sinceramente non ho rinvenuto nessuna traccia del patto. Ad ogni modo, l'interrogazione vuole chiedere, in seguito a questa iniziativa, e non solo, in sostanza su quali punti voglia agire la Giunta per quanto riguarda il tema della qualità dell'aria nella nostra cittadina, sia per quanto riguarda quello che io ritengo le linee di corretta procedura per affrontare il problema. Ovviamente non è detto che siano esaustive né che siano l'unico modo di affrontarlo. Quindi, da una parte, lo studio delle cause e la natura quindi del problema in sé, e quali strumenti affinché l'informazione ai cittadini sia il più possibile accessibile, quindi completa, e quali sono le linee di azione per ridurre, una volta individuate, le cause più importanti dal punto di vista della qualità dell'aria, e i metodi nel senso di partecipativi, cioè di coinvolgimento della cittadinanza per affrontare il tema, e infine si conclude con una domanda su una proposta di aprire un tavolo programmatico di lavoro con le commissioni competenti, proprio nello spirito in sostanza con cui forse abbiamo aperto questa legislatura, no? In cui si diceva sui temi condivisi non c'è polemica politica sterile, ma a meno nelle intenzioni, e si vuole collaborare e dare il proprio contributo. Grazie. Grazie, consigliere. La parola all'assessore Cravero. L'incontro Braaria, nelle intenzioni dell'amministrazione, voleva essere un punto di partenza e di confronto per la trattazione del tema delle emissioni in aria, in continuità da un lato con quanto attuato dall'amministrazione precedente, ma con un'impronta marcatamente partecipativa e sinergica con la cittadinanza. L'idea è stata quella di delineare da un lato delle macro aree operative prioritarie, con all'interno di ogni ambito delineato azioni concrete, pratiche dichiarate, che l'amministrazione si è impegnata ad attuare all'interno del programma di governo. Gli ambiti identificati sono molto chiari: il risparmio energetico, la mobilità sostenibile e la comunicazione e sensibilizzazione. Così lo sono le azioni delineate, che sono state dichiarate in modo altrettanto chiaro. Per estensione, sempre per ogni ambito di intervento, sono state proposte delle azioni e dei comportamenti virtuosi per il cittadino. Nell'intento di rendere partecipato questo secondo ventaglio di azioni, cioè quello proposto al cittadino, è stato proposto un sondaggio web e la cittadinanza, mezzo comunicato ufficiale stampa, è stata informata ed invitata al convegno ad intervenire per delineare le proprie proposte. Dalla sinergia tra le scelte dell'amministrazione e le azioni della cittadinanza si auspica possa nascere una concreta possibilità di perseguimento di un obiettivo condiviso, che è insieme interesse e responsabilità di tutti, ovvero la qualità dell'aria che respiriamo.
Ora, andando nello specifico dei singoli punti dell'interrogazione, sui primi due, ovvero sul quale metodo si intende perseguire per l'individuazione e lo studio delle cause della negativa particolarità della qualità dell'aria cittadina e su quali azioni si intende intraprendere per dotare il comune e la cittadinanza di strumenti adeguati per una maggiore comprensione, su questi punti mi preme precisare prima di tutto che, sentiti gli autorevoli pareri degli esperti che sono intervenuti all'incontro, in rappresentanza anche dell'ARPA, è lecito affermare che non esiste alcuna negativa particolarità dell'area cittadina braidese. L'area di Bra presenta una problematica di sforamento del PM10, parametro indice della presenza delle polveri sottili, in maniera però del tutto assimilabile alla macroarea della pianura padana. Credo che sia dovere dell'amministrazione prima di tutto evitare allarmismi ingiustificati che in ogni caso non portano a un miglioramento delle criticità. Ciò detto, a dimostrazione dell'attenzione dell'amministrazione verso il tema dell'aria e dell'ambiente in generale, preso atto che la comprensione della problematica è a dir poco complessa, è in approfondimento in questo momento l'inventario regionale delle emissioni in atmosfera, riferito all'ambito comunale naturalmente, volta ad identificare le percentuali e le cause dei vari apporti di emissioni ed agire sugli stessi con politica ad hoc. È altresì in fase di allestimento una pagina web con le finalità di informazione e sensibilizzazione, uno dei tre ambiti che abbiamo delineato appunto nel convegno, sul tema aria per il territorio braidese, pagina in cui il cittadino potrà trovare i riferimenti, i dati e le informazioni utili per attivare la partecipazione di qui sopra. Per chi non avesse dimestichezza con il mezzo informatico, verranno predisposte iniziative di sensibilizzazione o informative cartacee. Per ciò che concerne i punti successivi, ovvero quali linee di metodo e di pratica si intendono perseguire sui fattori rilevanti ai fini della qualità dell'aria e su quali siano i metodi che si vogliono proporre alla cittadinanza, rispondo che, come già accennato, il patto Bra-Aria ha chiaramente delineato gli ambiti operativi dell'amministrazione nel medio termine e per estensione proposto pratiche e comportamenti virtuosi e azioni per il cittadino negli stessi ambiti. Comportamenti che si auspica vengano accolti e o integrati con la partecipazione di tutta la collettività. All'interno della pagina web di cui accennato poco fa, per ognuna delle azioni delineate nel patto sarà possibile monitorare l'avanzamento con semplici indicatori che consentano al cittadino un quadro chiaro dell'evoluzione del patto. Per ciò che concerne poi l'ultimo punto, ovvero se si condivide la richiesta che le commissioni competenti aprano un tavolo di lavoro programmatico sul tema e su tutti gli aspetti collegati, vorrei dire che, come già predetto, sono stati ampiamente delineati, come già predetto, gli obiettivi programmatici dell'amministrazione e le modalità di perseguimento sono stati ben delineati. L'intervento delle commissioni consigliari, se allineato al perseguimento di questi obiettivi, è un apporto di competenze, consulenze e professionalità oltremodo apprezzato da questa amministrazione. Grazie. Grazie Assessore. Ancora facoltà al consigliere Allasia, prego. Grazie. E devo dire, senza nessuna vena polemica, che sono profondamente deluso dalla sua risposta. Non pensavo potesse essere così, ai miei occhi, negativa. Per tutta una serie di ragioni, ma innanzitutto la prima, non esiste un fatto specifico della qualità dell'aria a Bra, è assolutamente falso, poi dopo lo spiegherò anche bene, cercherò di illustrarlo, perché le rilevazioni del numero di sforamenti e della concentrazione media di PM10 per quanto riguarda la stazione di rilevamento di Bra è notoriamente ai livelli più alti per quanto riguarda il PM10 della provincia, vicina a siti inquinatissimi come Carmagnola e Torino. Per dire, l'anno scorso abbiamo superato alcune centraline di Milano. Ora, che la pianura padana sia uno dei siti più inquinati d'Europa lo sappiamo da circa 20 anni. Torino e Brescia si contendono i primi posti delle città più inquinate d'Europa da una 20 anni circa.
Ciò non toglie che l'aria che si respira in qualche zona della pianura padana è peggiore delle altre e in modo anche critico. Ricordiamoci che la differenza di concentrazione di circa 10 microgrammi dai dati epidemiologici porta con sé un aumento di rischio per le persone di un più 14, più 20%, rischio per la salute ovviamente. Un altro punto su cui non capisco veramente come si faccia, che ragionamento si faccia, è porsi degli obiettivi senza aver inquadrato il problema. Cioè non sappiamo la natura del problema, non la conosciamo, anzi diciamo che non c'è il problema, quindi non capisco che obiettivi dovremmo porci, e poi però prima di definire il quadro del problema ci diamo degli obiettivi, ma se non so qual è la natura del problema, come faccio? Per quanto riguarda l'informazione, come dicevo prima, io vivo da sempre a Bra in Oltreferrovia. Quando ho traslocato da via Europa a via Silvio Pellico, ho cercato informazioni sulla qualità dell'aria, perché allora c'era un certo battage, c'era Legambiente che lottava molto per la qualità dell'aria. Ebbene, sul sito del Comune non c'è nessuna informazione al riguardo. Gli studi specifici dell'ARPA sulla qualità dell'aria non sono presenti. Un link al sito regionale dell'ARPA per poter monitorare i dati giornalieri non c'è. Ora, avere poi dei grafichini che mi faranno vedere l'andamento di un piano che non ho ancora capito esattamente i termini, probabilmente per la sinteticità obbligata con cui deve esporre adesso l'assessore, non serve a nulla. L'informazione è sapere tutto lo studio storico fatto sulla qualità dell'aria a Bra. Tra l'altro, perché sarebbero dovuti esistere quegli studi storici specifici sulla qualità dell'aria a Bra se non c'era un problema specifico sulla qualità dell'aria a Bra? Mi sembra una contraddizione in termini. Comunque, riguardo all'evento e al patto, allora il patto si fa tra due o più attori, d'accordo? Ora, nell'evento non c'era l'attore cittadinanza, non c'era. Guardate che io vi posso testimoniare che delle persone sono andate via arrabbiate da quell'evento dopo i primi tre quarti d'ora. Non è stata data voce. Il form diffuso qualche giorno prima è stata una foglia di fico, era un form mal fatto tecnicamente, perché io e un altro consigliere, non di minoranza, di maggioranza, ci abbiamo giocato un po' e in due avremmo inviato, l'abbiamo poi saputo dopo parlandoci, avremmo inviato almeno 10 o più form, la stessa persona. Quindi il form tra l'altro era anche mal predisposto, era un po' posticcio, c'erano dei punti che non c'entrano niente con la qualità dell'aria, ma nulla proprio. Quindi, secondo me, per la partecipazione bisogna attivare un percorso specifico. Se vogliamo fare questo patto, d'accordissimo, però dobbiamo... chiedo scusa. Bisogna attivare la partecipazione. Ora, far venire una squadra di esperti per dirci che la pianura padana è uno dei siti più inquinati d'Europa mi sembra qualcosa che non c'entri niente con la qualità dell'aria Bra. Tra l'altro faccio notare che abbiamo fatto venire anche una subrete televisiva, Mercalli, che è un meteorologo, non si occupa di qualità dell'aria, e per questa sua comparsata qui da noi, a raccontarci qualcosa che non era assolutamente specifico, abbiamo fatto anche una donazione alla sua associazione di 800 euro. Allora, in tempi in cui per le scuole non ci sono i soldi per il materiale didattico per le maestre, materiale didattico, diamo 800 euro così a fondo perduto per un intervento di rappresentanza, a me sembra quantomeno scandaloso. Per quanto riguarda le tesi portate nell'evento, ci sono stati dei dibattiti nelle città citate dall'ARPA,
ci sono stati dei dibattiti e l'ARPA Cagliero ha dichiarato che la qualità dell'aria rilevata a Savigliano, detta uguale a Bra in un periodo di 2 mesi, tra l'altro, tra febbraio e marzo, non rappresenta l'esposizione media ma quanto la situazione di punta della città di Savigliano, cioè si è andati a mettere la centralina mobile in una posizione estremamente critica. La città di Savigliano, nelle rilevazioni precedenti, è sempre stata inferiore alla città di Bra. Mi sono stati fatti degli studi dal 2008 in avanti. Ci sarebbero tante cose da dire. Chiedo scusa, però, consigliere, ma già finisco con la proposta, allora. Io ribadisco la mia proposta, cioè quella di sedersi e di lavorare, esaminare con calma le vostre proposte, portare le nostre e confrontarci e coinvolgere in un processo partecipativo i cittadini sul tema. Non nascondiamo il problema c'è, grande, piccolo, in diminuzione, ma c'è. Grazie. Grazie. Passiamo adesso alla proposta 4, proposta di mozione del Consiglio Comunale avente per oggetto. Prego. Prego, posso sapere per quale... Sì, chiedo scusa signora Presidente, l'ultimo Consiglio Comunale è stato fatto il 29 settembre. Non sappiamo se il prossimo sarà a dicembre o nel nuovo anno. Dovrebbe essere ancora nel mese di dicembre, sì. Sì, perché nell'ultima commissione che abbiamo fatto il sindaco si era espresso diversamente. Però... Ok, va bene. Quindi le interrogazioni verranno discusse ancora in un tempo logico, diciamo, di quest'anno. Grazie. Sì, altrimenti potrebbe... Come vuole, potrebbe anche chiedere la risposta scritta, le sarà recapitata nei termini... No, veramente quello che volevo chiedere era di avere la possibilità di poterle discutere ancora in questa riunione con, diciamo, non chiamiamolo uno strappo, ma con una deroga al regolamento. Io le siamo posso già sforati, riportare. Abbiamo già sforato di mezz'ora. Io l'assicuro, quindi... Faccio una battuta, visto che è già stato chiamato più volte in causa l'amministrazione Scimone in questo consenso, io ne facevo parte, ero di maggioranza, qui qualche assessore, più di metà della giunta era di opposizione e a volte è stata concessa questa possibilità. Grazie. Proseguiamo, grazie consigliere, proseguiamo allora con l'ordine del giorno. Ripeto, proposta di mozione numero 4, avente per oggetto istituzione del registro delle dichiarazioni anticipate di volontà relative ai trattamenti sanitari, testamento biologico. Una premessa, i consiglieri vedono che il testo è praticamente lo stesso, perché il consigliere Alasia, dopo aver notato un refuso nelle prime righe, ha praticamente in data 14 novembre riproposto la medesima mozione con la correzione del primo capoverso. Prego il promotore, la facoltà di illustrare la proposta. Grazie, e non sia modesto Presidente, perché è lei che mi ha fatto notare l'errore. Allora, in sostanza, con l'espressione del testamento biologico si fa riferimento in realtà a è un modo sintetico per definire una dichiarazione anticipata di trattamento, perché nella sostanza è questo. Si fa riferimento a un documento che contiene la manifestazione di volontà della persona di indicare in anticipo a quali trattamenti sanitari intenda o non intenda essere sottoposto nel caso in cui non sia più in grado di esprimere con coscienza il proprio pensiero. Scusate solo un secondo. Quindi, definito il cosiddetto testamento biologico, c'è in termini generali lo stesso Comitato Nazionale di Bioetica lo intende come quel complesso di disposizioni con le quali una persona dotata di piena capacità esprime la sua volontà circa i trattamenti ai quali vorrebbe o non vorrebbe essere sottoposta, nel caso in cui nel decorso di una malattia o a causa di traumi improvvisi non fosse più in grado di esprimere il proprio consenso o il proprio dissenso informato.
Sul tema ricordo anche i dettami costituzionali. All'articolo 2 la Costituzione recita che la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo anche come singolo individuo, e all'articolo 13 che la libertà personale è inviolabile. All'articolo 32, comma 2, inoltre, cita che la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge, e la legge può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana. In Italia non c'è, al di là dei pronunciamenti di principio, una normativa specifica sul testamento biologico, nonostante ci siano alcune proposte di legge, in particolare quella di azione governativa del 2009 risalente ai tempi del caso di Eluana Englaro. Però la materia del testamento biologico in sé non è priva di una qualunque disciplina giuridica, perché oltre alle norme della Costituzione che ho citato, ci sono altre norme di rango diverso tra di loro, che vanno da dichiarazioni di enti sovranazionali fino ai codici di deontologici dei medici e degli infermieri. Infatti la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea sancisce che il consenso libero e informato del paziente all'atto medico è considerato come un diritto fondamentale del cittadino, afferente ai diritti all'integrità della persona. Il codice deontologico dei medici e dei chirurghi indica chiaramente che il medico deve ostinarsi dall'ostinazione in trattamenti diagnostici e terapeutici da cui non si possa fondatamente attendere un beneficio per la salute del malato, eccetera, e che il medico non deve intraprendere attività terapeutica senza l'acquisizione del consenso esplicito e informato del paziente. Taglio le citazioni. Lo stesso codice deontologico delle professioni infermieristiche, all'articolo 5, cito, rispetto dei diritti fondamentali dell'uomo e dei principi etici della professione è condizione essenziale per l'esercizio della professione infermieristica. E nell'articolo 37, l'infermiere, quando l'assistito non è in grado di manifestare la propria volontà, tiene conto di quanto da lui chiaramente espresso in precedenza e documentato. Quindi, dalle citazioni che ho fatto, significano queste citazioni un passaggio epocale che è avvenuto alla fine degli anni 70, in cui il paziente era uno strumento nelle mani del medico che poteva decidere e disporre quali trattamenti e quali scelte fare dal punto di vista terapeutico, mentre con la legge del 1978 tutti gli accertamenti e i trattamenti sanitari obbligatori sono stati resi vincolati da iniziative rivolte ad assicurare il consenso e la partecipazione da parte di chi riceve i trattamenti. Quindi è nato il concetto del consenso informato, che è uno strumento indispensabile e può anche portare, in caso di sua mancanza, anche a, nei casi di infausto decorso della malattia, anche a conseguenze penali di reato colposo. E ci sono solo due regole al consenso informato attualmente, prendendo la fonte costituzionale: i trattamenti obbligatori per legge, quindi le vaccinazioni e tutti quei trattamenti medici che scongiurano il pericolo verso la comunità, verso gli altri, e i casi di urgenza, nei quali in cui il paziente non può esprimere il proprio consenso informato. Ora, in sostanza, non voglio né penso che il Consiglio debba entrare nel merito di una legge che non è in questo momento in discussione, ma delle proposte di legge che hanno competenza nazionale, sulla validità del contenuto delle dichiarazioni del cosiddetto testamento biologico.
ma l'azione del nostro comune, come quello di molti altri che già lo hanno fatto in Italia, serve a stimolare il dibattito e a stimolare il Parlamento per la formazione effettivamente, per la promulgazione effettivamente di una legge. Per quello che mi riguarda, il testamento biologico deve rappresentare uno strumento a disposizione della persona, uno strumento, per far sentire la sua voce anche nel caso in cui si debba trovare in stato di incapacità e per non interrompere il rapporto medico-paziente stabilito dal consenso informato. Quindi le ragioni del registro quali sono? Come ho detto prima, non devono rientrare nell'ambito normativo, cioè non devono affrontare il tema del contenuto del testamento biologico. Quindi non ci vogliamo sostituire alle funzioni legislative che sono di altre, ma sono un'azione propedeutica e necessaria perché non sia necessario ricostruire a posteriori le volontà dell'interessato, del paziente, quando poi a livello nazionale finalmente arriverà una legge che regoli la materia. E il caso Englaro in questo caso è esemplare. L'iscrizione in tale registro non viene affatto ad assumere un carattere costitutivo di uno status e quindi di un riconoscimento di doveri giuridici o poteri giuridici da quelli che sono già riconosciuti dall'ordinamento, ma vogliono solo essere un effetto di pubblicità che l'amministrazione comunale può decidere di ritenere meritevole di tutela. E i fini sono nel consentire a tutti, con modalità accessibili o non erose, la manifestazione pubblica della propria volontà in materia di scelta dei trattamenti sanitari e nelle cure di fine vita. Credo che il diritto imprescindibile della persona, secondo il diritto costituzionale, alla cura e alle scelte dei trattamenti, non debba prescindere, in ottica di laicità e di consapevolezza, dal diritto della persona ad autodeterminarsi e a decidere consapevolmente di aderire o non aderire a trattamenti sanitari che per le proprie convinzioni morali ed etiche possono configurare lesione o accanimento sulla propria persona. Proprio per questo motivo, questa volontà non può essere affidata al caso o a situazioni contingenti sulle quali non si possa coscientemente e prevedibilmente agire. E questo è il motivo per cui chiedo l'istituzione di questo registro. Ora, so già che ci sono delle obiezioni riguardo a questo registro, ho visto anche delle risposte pubblicate sui giornali. E, se ho capito bene, c'è una certa condivisione nel merito. E il problema è, non abbiamo gli strumenti per. Prima di andare oltre aspetto la vostra replica, però vi dico, il caso Englaro era incentrato proprio su questo aspetto, la difficoltà di dare certezza alle parole del padre sulle volontà di Eluana nel caso si trovasse in quella situazione in cui si è venuta a trovare, per decidere su quali trattamenti si sarebbe voluta sottoporre oppure no. L'iscrizione del registro, scusate, il registro non è detto che sia una soluzione, non è detto che sia una scelta sicura, è possibile che non dia certezza, però sicuramente è una possibilità in più che il cittadino che lo desidera può utilizzare per dare certezza alle proprie volontà. Grazie. Grazie consigliere all'Asia. Prego consigliere Somaglia. Io ho ascoltato attentamente il consigliere all'Asia che è sempre così preparato ad esporci i casi che presenta. Sono un po' rammaricato però dal fatto che non siamo riusciti a discutere di alcuni problemi importanti che abbiamo sollevato con le interrogazioni che riguardano il nostro territorio e andiamo
a discutere, seppur non nel merito, su problematiche così importanti che il nostro Parlamento ha all'ordine del giorno dal 2008, con, leggo testualmente dal sito della Camera dei Deputati o del Senato della Repubblica, adesso non ricordo perché ho staccato la connessione, il primo pronunciamento, o meglio, l'esame della legge è iniziata nel 2008, nel 2010 è stato approvato il testo al Senato, è passato alla Camera, già c'è la Camera dal 2011, ok. E quindi noi ci addentriamo in tematiche così complicate dal punto di vista morale, dal punto di vista etico, e a volte tralasciamo delle tematiche che al nostro territorio risultano più importanti, o meglio, scusate, importanti non è il termine giusto perché è tutto importante alla stessa maniera, ma più pressanti anche dal punto di vista economico. Detto ciò, pur condividendo gran parte di quello che ha espresso il consigliere all'Asia, anche proprio per la mia formazione liberale, per cui questi temi ci vedono sicuramente interessati, ma ci diventa difficile pronunciarci in maniera favorevole a una mozione che impegna l'amministrazione comunale a approntare dei registri che la normativa non prevede. Allora vedrei sicuramente molto più giusto, molto più corretto sollecitare, come gran parte delle volte fanno le mozioni, altri enti, in questo caso il Parlamento, ad accorciare un po' i tempi di legiferazione affinché la normativa sia chiara e permetta alle singole amministrazioni comunali di comportarsi come ritengono più opportuno. Detto ciò, questo anche perché non vorrei che si ripercorresse su queste cose qui un caso che abbiamo potuto leggere nelle scorse settimane o sentire per televisione riguardo il Comune di Roma, dove il sindaco ha deciso di fare delle cose e il giorno successivo il prefetto ha dovuto smentirlo. Quindi detto questo, noi potremmo anche essere disponibili a votare favorevolmente una mozione di questo tipo, ma indirizzandola non all'amministrazione comunale, ma indirizzandola al Parlamento, alla Camera dei Deputati, al Senato della Repubblica. Ecco. Grazie. Grazie consigliere Somaglia. Ha chiesto la parola il consigliere Tripodi. Grazie presidente. Noi come gruppo non siamo in linea generale, in linea di principio, in disaccordo con il registro nel testamento biologico, ma come il consigliere Somaglia riteniamo che forse sia prematuro, come penso sia prematuro qualsiasi registro che viene istituito all'interno dei comuni senza una legislazione nazionale che lo riconosca, che lo regolamenti. Quindi, per quanto riguarda il nostro gruppo, ringrazio il consigliere Alasia per aver posto un argomento importante e che negli anni sempre più ha preso la sua importanza, quella appunto della dichiarazione anticipata di trattamento, perché la scienza e i trattamenti anche sanitari si stanno evolvendo, ma sono appunto temi etici importanti e forse come gruppo intendiamo dire che non so se il Comune sia pronto a farsi carico in anticipo di un registro del genere.
Grazie. Grazie consigliere Tripodi. Mi pare consigliere Cornaglia, prego. Mi ero sempre chiesto cosa servisse quel bottone. Dunque, questo è il mio esordio a questo microfono. Sono contento di esordire su questo tema. Intanto credo di dover ringraziare il consigliere Allasi, che è sempre preparato al punto che ha quasi anticipato anche la mia risposta, perché aver posto il problema ha sollecitato un dibattito, è un dibattito alto, sono questioni di cui credo si debba occupare un consiglio comunale che non si occupa solo degli attraversamenti pedonali, per carità sacrosanto, ma che deve essere in grado di affrontare anche questi temi. È un tema estremamente sensibile, coinvolgente, delicato, è un tema che mi coinvolge in prima persona perché per questioni familiari purtroppo ho sfiorato il problema. È un tema che ha coinvolto il dibattito in Consiglio Comunale e in maggioranza, dove peraltro l'argomento era già stato toccato. È una discussione che favorisce questa pubblicità a cui il consigliere ha accennato. È una pubblicità che va fatta perché bisogna che finalmente il legislatore si renda conto del ritardo ormai inammissibile rispetto a questo genere di problemi. Va da sé che le premesse credo siano generalmente condivise e sono state condivise nella discussione di maggioranza. Le premesse sono sacrosante, il bisogno di un intervento è evidente, trovare le modalità per garantire e tutelare la libertà individuale rispetto a certi trattamenti sanitari è un principio sacrosanto. Ma ciononostante la nostra risposta a questo tipo di mozione sarà no, e ti dico, e dico sinceramente non ovviamente per sterile polemica politica dati i contenuti, credo che sarebbe del tutto fuori luogo e non ci ha nemmeno sfiorato, non sicuramente nemmeno perché ci sia resistenza rispetto al tema e nemmeno perché non si creda che certe dichiarazioni di intenti fatte a livello di Consiglio Comunale di questi organismi siano tempo perso e siano del tutto inutili. Anzi, crediamo che siano utili, al punto che come maggioranza, per venire incontro a questo desiderio di far pressione sul legislatore, abbiamo intenzione di presentare successivamente, nei prossimi consigli, una mozione da far valutare a tutto il Consiglio Comunale che faccia pressione nei confronti del legislatore affinché vengano presi provvedimenti in questo senso. Grazie. Grazie consigliere Cornaglia. Consigliere Tripodi. Io, vista la disponibilità della maggioranza di presentare appunto una mozione che mi vede d'accordo a presentare una mozione che sia da impulso alle istituzioni nazionali a legiferare su questo tema importante, chiederei se siete disponibili, io la nostra disponibilità c'è, di trasformarla subito come mozione che già da oggi ci sia questo impulso del Comune di Bra a far sì che lo Stato legiferi in merito. Grazie. No, consigliere Tripodi, cioè non ho capito, di trasformare in mozione che cosa? Di emendare la mozione, mi scusi, mi sono sbagliato, è colpa mia veramente, di emendare questa mozione e di farla semplicemente come un impulso allo Stato nazionale a legiferare su questo tema. Ho capito. Se per il consigliere Alasia questa proposta, che secondo me potrebbe essere ragionevole, se lui è d'accordo e se l'intero Consiglio è d'accordo, per me la modifica, l'emendare, questo si può fare già in questo momento. Grazie. Grazie a lei. Consigliere Alasia. Poi consigliere Cornaglia.
Prego, consigliere Alasi. Va bene, vado avanti io, che mi viene da ridere. Allora, l'obiezione fatta penso che rientri nell'alveo delle obiezioni in seguito alla circolare ministeriale del 2010, in cui si dice, lo ricordo per chi non avesse avuto il tempo eccetera, andasse a cercare e vedere, che in linea generale occorre considerare che la materia del fine vita rientra nell'esclusiva competenza del legislatore nazionale e non risulti da questa regolata. E poi, l'intervento del Comune in questi ambiti appare pertanto esorbitante rispetto alle competenze proprie dell'ente locale e si traduce in provvedimenti privi di effetti giuridici. Quindi con questa affermazione si intende dire che il Comune pretende di intervenire con l'istituzione di un registro a disciplinare la materia di fine vita. Poi la stessa circolare ancora dice che i registri istituiti presso le pubbliche amministrazioni rispondono a preminenti finalità di attribuire certezza giuridica a specifiche situazioni. Provenienza e data deposito di un determinato documento, dati identificativi di una persona, eccetera, eccetera. Tutte affermazioni vere, a parte la prima, perché questo è proprio lo scopo del registro, dare a certezza giuridica alla provenienza e data deposito di un determinato documento, dati identificativi, eccetera, non ovviamente il contenuto. Ma questa circolare ministeriale, l'ANCI, ha risposto e ha detto che tutto quanto precede, cioè l'argomentazione della circolare ministeriale, a nulla vale ai fini di negare la possibilità per i comuni di tenere questi registri. Su questo punto, infatti, può ritenersi che i presupposti della legittimità della istituzione e tenuta di tali registri in via generale possa essere ricondotto allo svolgimento delle funzioni amministrative del Comune, riguardanti la popolazione del territorio comunale, principalmente nei settori dei servizi organici, dei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, ai sensi dell'articolo 13 del decreto sugli enti locali, del testo unico enti locali. Ancora, per quanto riguarda altre considerazioni di ordine più generale, non si può tacere che l'azione svolta da alcuni comuni con l'istituzione di questi registri si fonda sulla volontà di offrire una risposta ad una diffusa domanda sociale di poter dare un rilievo esterno, anche solo simbolico, a manifestazioni di volontà che anche la Cassazione nel caso Englaro ha riconosciuto poter avere un valore giuridico e che purtroppo allo Stato non trovano ancora alcuna compiuta disciplina nella legislazione statale. Il che sembra consentire di poter dire che la legittimità dell'azione comunale si fonda sulla generale e mai negata competenza dei comuni a dare in ogni caso una risposta alle esigenze dei cittadini, sempre che così facendo essi non violino le leggi. Salto altre affermazioni. Sebbene in assenza di specifiche previsioni legislative o regolamentari, in quanto trattasi di raccolta di dichiarazioni di volontà attestanti il luogo e il soggetto presso il quale è conservata la dichiarazione di fine vita, si possa ricondurre tale attività allo svolgimento delle funzioni istituzionali proprie del Comune nei settori dei servizi alla persona e alla comunità, eccetera, eccetera, eccetera. Sembra pertanto legittimo che i registri possano essere istituiti e organizzati qualora si limitino a contenere la notizia che tali dichiarazioni sono state rese, potendosi questa attività configurare anche come attività fondata sull'articolo 47 della legge numero 400 del DPR 450 del 2000 in materia di atti notori e comunque non essendo in violazione di alcuna specifica legge statale. Cioè l'ANCI ha risposto subito a questa circolare. Io ricordo ancora solo l'opinione di un noto giurista, Stefano Rodotà, che si è espresso molto sul tema. Prendo la più recente che conosco, del 25 febbraio 2014, quest'anno a Parma, in un convegno in cui si parlava proprio dell'istituzione del registro del testamento biologico a Parma. Spesso, ha detto il professore, si dice che questi strumenti messi a disposizione da alcuni comuni non servono a niente, dal momento che non avrebbero valore legale. Si tratta di una grande stupidaggine.
Basti pensare al caso di Eluana Englaro, in cui la discussione ruotò per intero sulla volontà espressa o meno da quella ragazza in merito al trattamento che avrebbe desiderato se si fosse trovata nelle condizioni in cui purtroppo è finita dopo un incidente. Se fosse esistita prova scritta della sua volontà, delle sue volontà, magari depositata presso un'istituzione pubblica, l'intera vicenda avrebbe potuto prendere una piega diversa. Ora, io penso che l'istituzione del registro abbia un suo fondamento, abbia una validità in base a quello che dicono, che dice l'ANCI, in base a quello che dice un giurista come Stefano Rodotà e come direbbe il consigliere qua vicino a me, Livio Steggiano, che dice che io sono, cioè, che dice che io sono un po' testone. Sinceramente non accetterei la proposta di emendamento suggerita. Una proposta a un prossimo consiglio di questo tipo la sposo già subito, cioè dichiaro già adesso il consenso al voto. Io stesso emenderei la mia proposta, visto che la discussione, anche se passata in conferenza di capigruppo, è tale che merita approfondimento, che questa proposta di mozione passi ancora a un vaglio di, chiamiamolo, conferenza di capigruppo, dove questo argomento venga sviluppato, sviscerato anche in taluni aspetti tecnici, in modo che non si riduca una discussione di mezz'ora o 10 minuti in consiglio, dandoci però delle scadenze certe, cioè definiamo un percorso, ad esempio 90 giorni, io propongo 90 giorni, adesso vedo che in cui questo argomento, questa proposta di mozione venga dibattuto e dove spero quindi di riscontrare poi un maggiore favore per l'iscrizione del registro. Attenzione che per quello che io posso sapere sull'argomento, l'iscrizione del registro è un atto lecito da parte del Comune, è un atto neutro, non invade il potere legislativo di altri enti, per cui non violeremo nessuna legge. E sarebbe un segno molto più forte che non, come dire, promuovere il dibattito su una legge in Parlamento, e avrebbe effetti anche più rapidi e soddisferebbe, anche se fosse solo l'esigenza di un cittadino, soddisferebbe un'esigenza di un cittadino a dei costi veramente, direi, compatibili con il servizio e il dovere che deve svolgere il Comune. Quindi io emenderei la mia stessa proposta, dove inserirei un percorso, 90 giorni, 60 giorni, sono disposto anche a stabilire conferenza di capigruppo, una commissione riunita, non ha nessun problema, in cui si discuta di questa proposta di delibera per un prossimo passaggio. Se tecnicamente si deve ritirare, io però chiedo l'impegno, tanto non è che bisogna andare a carte bollate, che si faccia questo percorso. Permettiamo al consigliere Allasia di chiudere o di proseguire il suo intervento. Nelle mozioni non ci sono limiti cronologici. Quindi, grazie. No, 15 minuti per persona, sì, va bene. Comunque, abbiate pazienza, siccome abbiate, io l'effetto stereo è, quindi chiedo scusa. Serenamente, tranquillamente, consigliere Allasia, finisca il suo intervento, poi dopo io dirò quello che mi compete. Prego. D'accordo, quindi parlerò ancora per mezz'oretta. Scherzo. No, quindi, allora, tecnicamente configuriamola come si deve configurare, che sia ritiro o emendamento non ha importanza, quello che conta è il senso. E sicuramente la discussione merita un approfondimento che non possiamo svolgere, anche per rispetto delle parole che diceva prima il consigliere Somaglia. Ogni problema ha la sua importanza, va dato il giusto peso. Questo è un problema che per molti non è molto vicino, ma per pochi è estremamente importante, e quindi va pesato in questo senso. Grazie. Grazie consigliere Allasia. Cercando di interpretare un po' quelle che sono state gli interventi di chi
cercando di interpretare gli interventi di chi l'ha preceduto, il consigliere Lasia, io mi sento di fare questo tipo di proposta. Lei ha detto appena adesso che emenderebbe a sua volta il suo testo con la richiesta che la proposta venga esaminata in una prossima conferenza. Io aggirerei il problema e le chiederei, se lei è d'accordo, il ritiro della mozione con l'impegno esplicito da parte del Presidente del Consiglio che nei termini da lei testé dichiarati o richiesti nei 90 giorni successivi, una delle prossime conferenze di Capigruppo, se vogliamo anche più in fretta possibile, non ci sono problemi, possiamo trovarci e eventualmente vedere se ci sono le condizioni per un testo condiviso. Sì, certo, l'impegno mi basta, insomma. Non penso che basti una conferenza capigruppo, penso che il discorso vada approfondito, anche perché poi ci sono tanti aspetti legati. Perché lei giustamente l'ha detto, un iter, porci, come dire, vincoli, cioè non abbiamo lì il contaminuti, ecco, sì, come in questo caso. Infatti, va bene, grazie. Va bene, quindi si intende ritirata la proposta di mozione, pertanto io ribadisco l'impegno da parte, per quello di mia competenza, di coordinare una sorta di iter, come ha detto il consigliere Allasia, per individuare dei percorsi appunto condivisi. Grazie al consigliere Allasia e a quelli che sono intervenuti, dando anche, come dire, una dimostrazione che su questi temi così sensibili, eticamente sensibili, il Consiglio Comunale di Bra parla e decide e discute in termini molto civili. Questo penso che sia un motivo anche di soddisfazione. Grazie a tutti. Proposta numero 5. Mozione sull'applicazione del risultato del referendum del 12-13 giugno 2011 per la ripubblicizzazione dell'acqua pubblica. Il proponente, il consigliere Allasia, ha facoltà di illustrare la proposta. Grazie Presidente. Allora, la delibera è lunga e articolata, la proposta di delibera è frutto di un lavoro congiunto di cui io ho fatto solo una piccolissima parte con un altro gruppo dell'Albese. E ha preso spunto questa proposta di delibera da delle notizie sui giornali in cui in sostanza, notizie poi parzialmente smentite, ma queste notizie si susseguono già da qualche anno, sulla volontà da parte di Egea, un'azienda del nostro territorio, di andare verso la quotazione di borsa. E siccome Egea diciamo controlla la società Tecnoedil, che è la concessionaria per quanto riguarda Bra del servizio idrico integrato, per quanto riguarda Alba mi pare solo del servizio di acqua potabile, abbiamo pensato che fosse il tempo giusto per porre all'attenzione dei nostri consigli comunali il tema. Il tema verte sulla gestione, erogazione e distribuzione dell'acqua, perché partiamo dal principio che l'acqua è un bene naturale ed è un diritto umano universale. La disponibilità e l'accesso individuale e collettivo all'acqua sono garantiti in quanto, devono essere garantiti in quanto diritti inalienabili ed inviolabili della persona. Qualsiasi uso delle acque, quindi, deve essere effettuato salvaguardando le aspettative e i diritti delle generazioni future a fruire di un integro patrimonio ambientale e devono essere indirizzati al risparmio e al rinnovo delle risorse per non pregiudicare il patrimonio idrico, la vivibilità dell'ambiente, l'agricoltura, la fauna e le flora acquatiche e i processi geomorfologici e gli equilibri idrogeologici. L'uso dell'acqua per l'alimentazione e l'igiene umana è prioritario
rispetto agli altri usi del medesimo corpo idrico, che sia superficiale o sotterraneo, e come tale deve essere sempre garantito anche attraverso politiche di pianificazione degli interventi, che consentano anche reciprocità e mutuo aiuto tra bacini idrografici con disparità di disponibilità della risorsa. In sostanza, il diritto all'acqua è un diritto inalienabile e l'acqua non può essere proprietà di alcuni, ma deve essere proprietà di tutti. E l'accesso all'acqua deve essere garantito a tutti come un servizio pubblico. In realtà, queste affermazioni di principio sono le affermazioni di principio in base al quale il movimento, il Forum per l'acqua bene comune, si era mosso per i quesiti referendari del 2011. E su questo vorrei ricordare che quel forum era costituito da movimenti e associazioni di diverso colore politico. Io ho attaccato manifesti e raccolte firme insieme a persone che appartengono a SEL, ai giovani del PD. Di fatto la sede del forum Abra era la sede del PD, perché ci ritrovavamo lì a depositare i manifesti e a riprenderli. E quindi ritengo anche che questa causa e questi principi siano un fattore comune, un comune denominatore tra, spero, la più ampia maggioranza di consiglieri. Ora, il diritto all'accesso all'acqua quindi è stato, così come l'ho definito, è stato proclamato da diversi enti sovranazionali, dall'ONU, che ha dichiarato che l'accesso all'acqua potabile e sicura e ai servizi igienici è un diritto essenziale al pieno godimento della vita. E poi ci sono anche le risoluzioni del Parlamento europeo negli anni scorsi, 2006, mi pare 2009, e vorrei anche sfatare un piccolo mito che era uscito proprio ai tempi del quesito referendario, in cui si diceva che era la Comunità europea che ci obbligava a prendere dei provvedimenti legislativi volti alla privatizzazione della distribuzione e della gestione dell'acqua. In realtà quello che pretende l'Unione Europea è che non ci siano comportamenti ambigui nel campo della concorrenza. Gli Stati membri e le loro amministrazioni locali devono scegliere la forma di gestione di diritto pubblico o di diritto privato dei loro servizi pubblici e attenersi alla scelta compiuta. Questo è quello che dice l'Unione Europea. E ancora, le autorità pubbliche competenti sono libere di decidere se fornire in prima persona un servizio di interesse generale o se affidare tale compito a un altro ente, che sia pubblico o privato. Che possono applicarsi direttamente nell'ordinamento italiano, anche in assenza, come attualmente, di una disciplina nazionale di adeguamento, come riconosciuto da una sentenza del 2011 della Corte Costituzionale. Quindi la normativa comunitaria non impone la privatizzazione dei servizi pubblici, e lo ha ribadito ancora con una risoluzione legislativa del Parlamento il 15 gennaio 2014. Devo dire che le diverse esperienze di privatizzazione della gestione del servizio idrico degli ultimi anni, a livello generale, hanno dimostrato come queste possano essere incompatibili con la gestione del bene comune, perché la finalità delle società commerciali è di per sé non coincide, non deve coincidere con la gestione del bene comune. L'obiettivo di un'azienda privata è il conseguimento del profitto, e quindi l'obiettivo si deve raggiungere con una contrazione dei costi, un aumento dei ricavi, che ovviamente i costi devono essere ribaltati sul lato tariffario. E l'orizzonte temporale sempre più delle aziende private si accorcia nel tempo, mentre per una gestione di un servizio pubblico generale la visione deve essere estremamente lunga, intergenerazionale.
Io cito spesso un esempio delle aziende private, non del settore della gestione dei servizi. Le aziende private, quando fanno investimenti, le imprese, ragionano su dei tempi di ritorno dell'investimento fatto che vanno dai 12 ai 24 mesi massimo normalmente. Ovviamente per chi gestisce il servizio idrico non è possibile farlo, ma gli orizzonti devono essere per forza piccolissimi. Cito anche ad esempio il caso della SMAT recentissimo, in cui è notizia, non so se l'avete, se avete avuto modo di vederla. In sostanza la SMAT ha fatto, ha chiesto agli utenti, la SMAT è la società di gestione del servizio idrico integrato in Torino e provincia, ha chiesto ai consumatori un conguaglio delle tariffe degli ultimi tre anni. Perché sono diminuiti i ricavi negli ultimi tre anni? Perché sono diminuiti i suoi ricavi? Perché il consumo pro capite dell'acqua è diminuito. Cioè un comportamento virtuoso, per quanto riguarda la gestione di un bene comune, l'utilizzo di un bene comune, è un fatto negativo per, in questo caso, l'ente gestore. Il popolo italiano poi si è espresso nel 2011 in modo netto per quanto riguarda l'abrogazione degli articoli della legge 133 del 2008 e degli articoli del decreto legislativo testo unico ambientale 150/2006, che disciplinavano le modalità di affidamento e di gestione dei servizi pubblici a rilevanza economica. E quella mobilitazione quindi ha confermato anche la volontà dei cittadini, oltre alle prese, alle prese e alle risoluzioni degli organismi sovranazionali, di una gestione pubblica e partecipata dei beni comuni, rivendicando anche il diritto di esprimersi sulla loro destinazione. Ora, a distanza di circa tre anni da quei referendum e da quel movimento popolare, in realtà non si è data piena attuazione a quanto voluto dai cittadini, anzi c'è stato un tentativo di ribaltamento dell'esito referendario, poi bocciato. E adesso col decreto sblocca Italia, insieme alla legge di stabilità, si procede per creare i presupposti per rimettere in discussione l'esito stesso del referendum. Perché? Si introduce l'obbligo che per ogni ambito territoriale debba esistere un unico gestore, scelto tra coloro che già oggi ne gestiscono almeno il 25%. E questa modalità ovviamente, almeno a nostro modo di vedere, allontanerà dal controllo locale la gestione del servizio, favorendo le grandi società di multiservizi. Inoltre la legge di stabilità obbliga gli enti locali che intendono gestire i servizi pubblici direttamente con loro aziende ad accantonare nel loro bilancio pro quota somme pari al valore finanziario delle loro partecipazioni in tali aziende. Invece per quegli enti che venderanno ai privati le loro azioni potranno utilizzare questi fondi al di fuori del patto di stabilità. Ora, visto che nel nostro territorio il servizio idrico integrato, nel nostro territorio non solo, nella provincia di Cuneo, è assegnato a una SPA, che è partecipata anche in piccolissima parte, almeno dai documenti del 2013, non so se sia cambiato qualcosa, dal comune di Bra, in modo più rilevante dal comune di Alba, sto ai documenti che ho trovato sul sito del comune, c'è una partecipazione simbolica. Ora, il servizio idrico integrato è gestito da una SPA. L'SPA ci sono degli azionisti di controllo. Ora, un punto voluto fortemente dal Forum per l'Acqua Comune è la possibilità di trasformare le società da società di capitali, per quanto riguarda la gestione del servizio idrico integrato, in società speciali, società consortili, e questo è stato stabilito possibile da una sentenza della Corte dei Conti del 15 gennaio 2014. Ora, il punto per cui noi ci siamo mossi è che sono state le notizie della società Egea SPA, che è controllante della Tecnoedil SPA, sulle intenzioni, in parte anche poi negate,
ritrattate, diciamo, però queste intenzioni sono già manifeste da qualche anno, di andare verso la quotazione di borsa. Ora, la quotazione di borsa rende la società ovviamente scalabile, e se scalabile può cadere, diciamo, preda in borsa di società di multiservizi estremamente grandi, nazionali e multinazionali, anche completamente scollegate dal territorio. E il pericolo quindi è che i principi di gestione del servizio idrico integrato siano totalmente slegati dal territorio e dalle esigenze che un servizio pubblico di tale importanza ha, riveste. Per cui propongo tutta una serie prese di posizione da parte del Comune, da prese di posizione riguardo a delle modifiche dello statuto. Soprattutto mi piace sottolineare la parte partecipativa, cioè il coinvolgere la cittadinanza in tutte quelle decisioni che da qui al 2017 dovranno essere prese, perché, mi corregga se sbaglio, Sindaco, nel 2017 dovrebbero scadere le concessioni attualmente in vigore tramite Lato, e quindi ci sarà un passaggio e io penso che su questo tema la partecipazione sia un punto fondamentale che il nostro comune dovrebbe tenere presente e di cui dovrebbe farsi portatore verso tutti gli altri partecipanti al Lato. Non rileggo tutte le proposte. Devo dire che mi dispiace, ed è mia colpa, che si discuta di questo tema estremamente importante in un consiglio affollato di interrogazioni, proposte, di mozione. Perché parlando con il Presidente del Consiglio, io pensavo sinceramente, come ho fatto per altre proposte di mozione, che si seguisse un iter: proposta di mozione, discussione nelle commissioni apposite. Però quando il Presidente del Consiglio mi ha dato la disponibilità a presentarlo, ho detto perché no, intanto iniziamo la discussione. Secondo me la vastità e l'importanza dell'argomento richiede anche qui, come la proposta di mozione precedente, una discussione molto accurata, sia sui principi e poi in successione sulle questioni tecniche. E mi dispiace doverla presentare in un consiglio così affollato, ma intanto incominciamo a discuterne e poi vediamo quali direzioni riusciamo a prendere. Grazie. Grazie consigliere, è rimasto anche negli... No, effettivamente ha sforato un po' rispetto ai 15 minuti, però va bene lo stesso. Ricordo che la discussione sulle mozioni segue le discipline generali della trattazione degli argomenti, quindi 15 minuti, poi altri 5, poi ulteriori altri 5 per la dichiarazione di voto. Ogni tanto, insomma, l'insegnante che c'è in me esce fuori, ricorda le regole. Chiedo scusa se faccio un po' ogni tanto, però il mio compito è questo, è il mio compito. Ha chiesto la parola il sindaco. Il consigliere Allasia probabilmente confonde qual è il ruolo del Consiglio Comunale rispetto al ruolo del Lato. Da anni, può essere giusto o sbagliato, sulle problematiche dei rifiuti, sulle problematiche dell'acqua, non è il Consiglio Comunale la sede deputata per la discussione, ma esiste Lato provinciale all'interno del quale sono designati i sindaci di rappresentanza, il che non vuol dire sottrarsi da un dibattito, ma se non poniamo nei termini esatti alcune questioni rischiamo di dire che vogliamo bene alla mamma, tutti vogliamo bene alla mamma, che tra due ore è il mio compleanno e avrò 64 anni, che tutte cose assolutamente ovvie, ma che non ci permettono di affrontare la specificità degli argomenti che sono all'ordine del giorno. La più parte degli argomenti all'ordine del giorno lei dovrebbe porli attraverso il Comitato dell'Acqua, come ce li pongono, all'interno del Lato di cui io faccio parte e presumibilmente potrei anche esserne presidente dopo il 16 di dicembre, certamente in assenza
di una presenza della presidente della, della provincia negli anni precedenti, ho assunto con altri l'onore e l'onere di approfondire tutte le tematiche relative a questa delicatissima questione. Per informazione dico soltanto che nel 2006, in base ad un accordo tra tutti i comuni della provincia di Cuneo, si decise di fare una delibera che rendeva parificato al 2007 tutte le scadenze dei vari appalti presenti in provincia di Cuneo. Situazione diversificata: chi aveva l'appalto che scadeva come noi nel 2021, chi nel 2024, chi prima come Montà, altri eccetera, è stato parificato tutto al 2017. C'è un altro elemento da tenere presente che, sul quale così poi sgombriamo il campo. Della serie vogliamo bene alla mamma, l'acqua è un bene fondamentale e io credo che nessuno questo argomento lo metta in discussione. Che l'acqua debba essere un bene pubblico non c'è nessuno che lo metta in discussione. L'acqua però è un bene pubblico nel momento in cui, cadendo come pioggia, io allungo la lingua e questa mi bagna la lingua. Questa è assolutamente pubblica. È pubblica l'acqua dei rii, è pubblica l'acqua degli stagni, è pubblica l'acqua del mare, quella dei laghi. Ma nel momento in cui, introducendo una norma del ciclo idrico integrato, e anche prima, l'acqua viene captata finché c'erano le fontane pubbliche, andavi col tuo catino e ti prendevi, e al limite nel servizio pubblico venivano garantiti il servizio di lavatoio, era qui sotto, e il servizio di acqua che andavi a prendere, oppure ognuno aveva le autorizzazioni per i pozzi. Ma dal momento in cui è stata introdotta con la legge Galli il ciclo idrico integrato, dal momento della captazione al momento della distribuzione, al controllo, all'esame dei reflui, alla depurazione, fino all'ultimo momento utile in cui quest'acqua ritorna in circolo, questa filiera ha dei costi che non possono essere immaginati come l'acqua pubblica, l'acqua bene comune. L'acqua è un bene comune che nel momento in cui viene messa in distribuzione, in servizio, e deve essere garantita e messa in distribuzione. Quante ordinanze abbiamo negli anni fatto? Vedo il consigliere Elena, che in precedenza si è occupato di questi argomenti con me in giunta e in altre situazioni. Quante ordinanze abbiamo fatto per obbligare delle aree nelle quali eravamo riusciti ad estendere la rete dell'acqua a fare gli allacciamenti? E fortunatamente, grazie ad una serie di interventi importantissimi supportati dal pubblico regione e dagli interventi dell'impresa nostra che ha in appalto da credo 40 anni, 50 anni, io non la storia non la so, ma siamo nell'ordine dei 50 anni, che è totalmente pubblico questo servizio. Sono stati fatti mano a mano degli investimenti che hanno determinato il fatto che oramai le case non raggiunte da acqua potabile siano in numero limitato, e l'obiettivo di questa amministrazione è di questa come di quelle precedenti, è man mano di risolvere questo problema, come risolvere le questioni relative alla rete fognaria. Quindi sgombriamo il campo da un equivoco di fondo: l'acqua è per tutti noi assolutamente un bene comune, la gestione dell'acqua è un problema che invece va chiarito. E su questo le devo dire che lei ha toppato, perché la Tecnoedil non è una partecipata del comune,
noi siamo detentori dello 0,00161%, cioè due azioni della controllante GEA. La nostra amministrazione controlla però, come da indicazioni, già una società di gestione interamente pubblica, la SIAR, di cui siamo proprietari al 65%, che gestisce gli acquedotti della parte collinare, per intenderci la zona di San Michele e Pocapaglia, società che sta però esaurendo il suo oggetto sociale con l'esaurimento dell'ultimo contributo regionale degli interventi, che permette per noi di chiudere l'ultimo anello di strada Sabecco e avere tutta l'area di San Michele servita dalla rete fognaria. C'è un altro aspetto che e poi abbiamo un collegamento, quindi la nostra situazione è prevalentemente gestione Tecnoedil, questo aspetto della SIAR, che è una società che peraltro dobbiamo mettere in liquidazione, tra le società in cui vi è un obbligo di messa in liquidazione, ma non abbiamo questo problema, sta finendo i lavori e verrà messa in liquidazione, e poi abbiamo un piccolo pezzo a gestione Sisi per quanto riguarda Pollenzo, perché Pollenzo è già collegato con il collettore di Govone. Altro aspetto su cui fermarmi è la questione della rilevanza economica del servizio. Se su questo non possiamo equivocare, il Consiglio di Stato nel 2010 è stato molto chiaro, ha detto che la nostra amministrazione, e la nostra amministrazione nel 2013 ha fatto proprio una ricognizione di tutti i servizi pubblici locali gestiti o in concessione, sul fatto che il servizio di gestione del ciclo idrico sia rilevanza economica, non ci sono proprio dei dubbi. A dirlo non è né il sindaco di Bra o Lato o chi altro, ma una fonte credo sufficientemente autorevole, quale la Corte Costituzionale. E tutte le problematiche connesse con la tutela della concorrenza, non mi dilungo. Peraltro, anche lì non bisogna equivocare su una questione. L'esito del referendum, sul quale io ho votato come lei, l'esito del referendum del 2011 ha portato all'abrogazione dell'articolo 23 bis del decreto 112/2008, ma non ha determinato la pubblicizzazione della gestione del servizio idrico integrato, ma solo reso più agevole, e oggi non è nemmeno più così, perché nel frattempo sono cambiate le normative, ha solo reso più agevole l'affidamento in house, per intendersi chi ha la gestione pubblica, a fare un affidamento in-house dello stesso. Merita infatti di essere ricordato come la richiesta referendaria che ha proposto attraverso l'abrogazione dell'articolo 150 del decreto legislativo 152 di ottenere la pubblicizzazione del servizio idrico integrato è stata dichiarata inammissibile dalla Corte Costituzionale con sentenza del 25 gennaio 2011. Ricorderete quale disorientamento questo dette all'interno del movimento e che cosa, e poi alla fine l'indicazione che ne derivò. Tutto ciò solo per la necessaria precisione. Credo invece che il testo della mozione cerchi di affrontare diverse questioni, forse troppe, poco connesse l'una con l'altra. Voglio riferirmi ai capitoli che ho già detto, l'acqua bene pubblico, per arrivare al provvedimento azioni che l'amministrazione comunale potrebbe fare per espropriare la società concessionaria del servizio di ciclo idrico. Credo che si giochi su piani diametralmente diversi, si affrontino argomenti che, tranne il fatto di avere l'acqua quale fattore comune, hanno ben poca attinenza. Sull'acqua bene comune vi ho detto. In provincia di Cuneo noi abbiamo tre grandi situazioni, a parte abbiamo 45 tipologie diverse, ma tre grandi situazioni. Un'area cuneese che è sostanzialmente a gestione pubblica, l'Adda, anche nella Langa, l'acquedotto delle Langhe e il Doglianese. Un'area Fossano, Savigliano, Saluzzo a gestione mista. Un'area come quella braidese totalmente privata, quella albese una parte privata e una parte pubblica, una parte è con Tecnoedil e una parte le fognature sono con Sisi, quindi ce n'è di tutto e di più.
E quindi io credo che di fronte ad una situazione di questo genere, il problema, la domanda corretta da porsi, non sia chi deve gestire, ma cosa, come e al limite quanto. Si tratta di una serie di questioni che, come saprà, oggi stanno in capo all'autorità d'ambito, che le garantisco, le sta affrontando da mesi, perché la scadenza del 2017 è assolutamente impellente e continue modifiche normative ci rendono la vita, ahimè, molto complessa. Anche perché potrebbe essere, magari, che nell'arco di qualche tempo l'ATO non sia più tale, ma si trasformi in ente, perché nello Sblocca Italia questo è quanto è previsto. Non credo, tra l'altro, che esista una formula ideale. Tanto è vero che, per esempio, prendo quattro comuni a caso. A Livorno l'acqua è gestita da una società mista pubblico-privato. A Parma è uguale a noi, c'è una società interamente privata. A Ragusa la gestione è diretta da parte del comune, ma con attribuzione delle funzioni mediante affidamenti senza gara a cooperative di tipo B da 15 anni. Lì la legalità avanti tutta. Non si vede che ci sono diverse latitudini per gestione del comune. Affidamento a cooperativa senza gara, 15 anni, stanno reiterando. O ancora Bagheria, la gestione è sempre diretta, ma per effetto del fallimento della società pubblica di gestione del servizio, la APS, acronimo Acque Potabili Siciliane, che in alcuni frangenti ha lasciato i cittadini senza il servizio. Come detto, non vi è una formula magica di gestione. Le situazioni sono differenti e credo che la mano pubblica in questo settore sia molto presente, indipendentemente dalla proprietà o meno delle aziende concessionarie, e sul destino che nel 2017 si andrà a costruire io non ho delle soluzioni preconfezionate al punto di dirle è già questo, è già quell'altro. Certo che se lei mi dice che la SMAT, che è di proprietà di 65% del mio collega Passino, aumenta per effetto di, questa è una società pubblica, santo Dio, noi che abbiamo una gestione privata non abbiamo fatto alcun aumento, la parificazione dei valori, e avevamo il valore dell'acqua come valore più basso all'interno dell'intera ATO. La prego di andarsi a informare su questi dati, sono presenti sul sito dell'ATO, perché quando abbiamo dei dati positivi di BRA tendo a metterli in evidenza, se non altro per una questione campanilistica. Allora, credo che ci siano alcune presenze di pubblico. È pubblico il bene primario, l'acqua. È pubblica la proprietà delle reti, nel nostro caso comunale. È pubblico il sistema di definizione delle tariffe e di regolazione del mercato attraverso l'autorità d'ambito. È pubblica la sorveglianza dei mercati attraverso l'autorità garante. È pubblico il sistema di affidamento dei servizi mediante gare. È in gran parte pubblica la proprietà delle grandi erogatrici, visto che i colossi del settore in Italia si chiamano IREN, ERA, ACEA, Acque Potabili. Chieda al mio collega di Mondovì, che ha la gestione di Acque Potabili, quanto è contento della gestione. Metropolitana Milanese, A2A, diverso da quanto accade in altri paesi, ad esempio in Francia, che normalmente è portata a esempio di gestione, l'80% a gestione privata e ha un funzionamento che è eccellente. Allora io non credo che esista una formula migliore o peggiore per assicurare un'ottimale gestione dei nostri cittadini. Se vogliamo abbassare il manto ideologico e calare le soluzioni nella concretezza dell'agire quotidiano, di fondo nasce un interrogativo, ed è quanto questa mozione non riesce a dipanare, connesso in primo luogo con il meccanismo di un'eventuale pubblicizzazione dell'operatore oggi concessionario. L'unico esempio di azienda speciale che è stata creata, l'ha creata il mio collega di Napoli, forse poi è stato anche preoccupato da qualche altra, ha avuto qualche altra preoccupazione, è l'unica azienda speciale che è nata e già morta, aveva il commissario factotum, lo ha licenziato dopo poco tempo. Andiamo anche a vedere dove hanno funzionato le questioni e come hanno funzionato. Si parla di trasformazione eterogenea della società, ma questo è un meccanismo previsto dal codice civile per il passaggio dalla forma di società di capitali a quella di consorzio,
a parte che c'è un problema da tenere presente, se ci permetteranno di fare questo in presenza del fatto che noi dobbiamo dismettere le partecipate. Questa piccola contraddizione è ancora da sciogliere. Il problema è che nel caso di Tecnoedil il socio è uno solo, il gruppo Egea, dove però la quota pubblica è minoritaria, pur potendo indicare presidente alcuni componenti del Consiglio di sorveglianza in un gruppo dove il capitale investito si aggira nell'ordine dei 150 milioni. Il nostro bilancio, ma anche quello dei comuni del territorio, non credo potrebbe sopportare questo genere di investimento, anche ammesso che la società volesse consentire alla trasformazione con la liquidazione dei soci privati. Teniamo poi presente che la quota di investimenti realizzata dal concessionario andrebbe non più a spalmarsi su un periodo decennale, quinquennale, a seconda degli accordi che hai fatto, ma dovrebbe essere pagato in conto immobilizzi, cash, immediatamente. In conclusione, una mozione che, depurata da aspetti ideologici di principio, ha un pregio: sollevare l'attenzione su una questione importante, meritevole di attenzione, ma che è ad altri livelli che dovrebbe essere discussa e che sarà discussa e dipanata, peraltro ponendo questioni che trovano già nella realtà dei fatti una chiara evidenza di diverse difficoltà. Non credo opportuno modifiche statutarie o adesione a iniziative che hanno esclusivamente un'evidenza valenza politica, cui il documento fondamentale del nostro ente locale deve rifuggire. Noi abbiamo un testo, questo testo non è che deve essere sballottato a seconda delle problematiche che si pongono di volta in volta. Ecco, io credo che i cittadini ci chiedono di avere un servizio efficace, con prezzi adeguati, con... Sposo tutte le cose che lei dice sulla questione del risparmio, eccetera, fanno parte dell'impostazione della nostra, del nostro programma amministrativo. Dopodiché, credo che con grande attenzione seguirò, come seguiranno gli altri sindaci che sono stati designati, e ovviamente mi confronterò con il Consiglio, con le commissioni. Non credo alla facile demagogia dei referendum che decidono le questioni. Chi amministra si assume la responsabilità dell'amministrazione nei tempi in cui è richiesto e ne dà conto alla scadenza del mandato. Questo ho fatto nei 5 anni precedenti e intendo fare in questi 5 anni. Questo non vuol dire prevaricare i rapporti e quelli di informazione, i suggerimenti e le indicazioni che arriveranno da chiunque arriveranno dopo un dibattito molto approfondito sono i più ben accetti, perché in questo momento è estremamente complicato scegliere su un tema così complesso e irto di varie situazioni di interessi tra loro anche molto confliggenti. Però una cosa è certa: i cittadini ci hanno chiesto di avere un servizio idrico ad un prezzo decente e noi aggiungiamo abbiamo bisogno di fare in modo che negli anni prossimi non si blocchi tutto e ci siano degli investimenti sulla rete idrica e sulla rete fognaria, di cui abbiamo assoluta necessità per andare incontro a quello che è il risparmio energetico da dispersione delle nostre reti. Questo mi fa ovviamente propendere per dire che l'approfondimento sull'acqua avremo certo molte occasioni per farlo. Non credo che sia il facile qualunquismo del coinvolgimento della gente. La gente ogni 5 anni ha diritto di scegliere e gli amministratori hanno l'obbligo di amministrare le varie problematiche, quelle più complesse e quelle più semplici. Grazie signor Sindaco. Devo dire che in occasione della mozione sull'acqua avete fatto uno a uno lei e il consigliere Allasi, avete sforato di 7 minuti ciascuno, quindi almeno su questo siete d'accordo. È una bella notizia. Se volete un'ulteriore battuta, è una mozione che sta facendo acqua, anzi il regolamento che sta facendo acqua, quindi io vi chiedo per favore di essere più possibile limitati all'interno dei tempi stabiliti. Ovviamente
Era una battuta, ma non troppo. Prego chi vuole intervenire. Se nessuno vuole intervenire, consigliere Bergesio. Bene, allora, devo fare i complimenti al sindaco per una relazione rispetto a questa mozione veramente molto precisa, anche pronunciata con una certa forza, con una certa veemenza, il che denota un coinvolgimento in questioni che sono state affrontate negli anni passati, che probabilmente, sicuramente l'hanno vista impegnata in battaglie di cui oggi, insomma, ne possiamo godere i frutti. E sì, in effetti, come il consigliere all'Asia ha citato i giovani del Partito Democratico, io all'epoca dei referendum ero il segretario e votammo in effetti 4 sì, però mi ricordo che già all'epoca chi tra di noi insomma fece il dibattito e fece la riflessione su queste proposte sollevò il dubbio sulla gestione dell'acqua. Allora dal principio giusto del referendum bisogna poi calare nella realtà dei fatti l'applicazione dello stesso, e io credo che non ci sia modo migliore di calare questo nei fatti che con la serietà, che con il cercare di capire le situazioni di fatto che si rappresentano e cercare di onorarle e di affrontarle. È un dato non da poco sull'acqua la tariffa più bassa di tutta Lato Cuneese, quindi noi non condivideremo la mozione, voteremo no. Grazie. Grazie consigliere Bergesio, ha chiesto la parola al consigliere Somaglia. La discussione ha dimostrato che questo è uno degli argomenti importanti di cui si deve occupare un amministratore. Noi l'abbiamo detto più volte anche in campagna elettorale, che i grossi temi che si sarebbero dovuti affrontare sia in amministrazione ma anche in altri ambiti, e questo è uno di quelli, è ovvio il comune, l'amministratore che fa il consigliere comunale, soprattutto il consigliere comunale di minoranza, e mi piace sottolineare di minoranza, è tenuto anche a operazioni di controllo. Ma devo dire che la discussione che c'è stata, intanto devo ringraziare il consigliere Alasia, lo ringrazio perché ha posto una discussione che ci ha permesso di entrare nel merito e ha permesso al sindaco di sviscerare il problema e di permettere a tanti di noi che così addentro a questo tipo di tematiche non lo sono, di avere comunque una situazione un po' più chiara. Situazione che così chiara non era dalla lettura del testo di questa mozione presentata dal consigliere Alasia, perché l'ho visto, oddio, io non sono un'aquila, non mi vanto di essere un'aquila, ma diventava veramente un po' complicato per come vi ripeto, chi non è addentro alla problematica, capire esattamente su che cosa ci si andava a confrontare, ma soprattutto su che cosa si andava ad esprimere un parere ed un voto. Allora, quello che è certo e che era già chiaro a molti di noi è che l'acqua è sempre stata e lo sarà sempre un bene pubblico, e su questo, se era il caso, è stato sgombrato ogni dubbio. Quello che è stato anche chiarito in maniera efficace è che però c'è tutta una serie di, scusate il termine, di lavorazioni che occorrono affinché dal rubinetto di casa nostra esca l'acqua, esca in maniera decente ed esca
sì, in maniera decente, a dei costi anche appropriati, il più possibile contenuti, soprattutto in un periodo di così grave situazione economica, richiede un intervento di un gestore su questa filiera. E allora le scelte che sono state fatte sono state una scelta di una società che sul territorio opera in diversi ambiti, ed è stata probabilmente, da quelli che sono i dati che abbiamo, da parte degli enti preposti, una scelta azzeccata. È vero che di qui al 2017 il lavoro che dovrà fare l'ATO sarà di andare, insieme magari al contributo che verrà anche sicuramente dall'amministrazione locale, ma certamente anche dai consiglieri di minoranza e da noi sicuramente, saranno dei consigli, delle idee che potranno essere utili a coloro che nell'atto dovranno porre mano a determinate scelte, ad ottenere il risultato migliore ai costi più contenuti, perché questo deve essere l'obiettivo che l'ATO deve proporsi. E allora, se prima le mie idee erano abbastanza chiare su quello che era l'oggetto del contendere, se così posso dire, lo sono ancora di più dopo questa discussione, e anche le convinzioni che ci portano sovente a propendere per delle gestioni miste o delle gestioni private mi convincono sempre di più che quella è la direzione giusta. Il sindaco ha citato delle esperienze in altri comuni anche più grandi, esperienze in alcuni casi positive, in altri casi assolutamente negative, se non disastrose. E allora mi viene sicuramente da dire che in una situazione che magari non è ottimale, quella che stiamo vivendo noi, ma di ottimale ahimè ormai non c'è più granché, e questo bisogna assolutamente, a mio avviso, cercare di salvaguardarlo, seppur nell'attenzione che, e mi ripeto, noi consiglieri di minoranza metteremo sempre nel controllo che fa parte della nostra attività, e nello stimolo affinché questo ed altre problematiche siano affrontate nella maniera migliore, e siano affrontate con la puntualità e con l'obiettivo di avere per i cittadini il massimo, se non l'ottimo, del risultato che ci possiamo aspettare. E concludo con una battuta, che poi non è così una battuta. Andare all'eccesso di norma che anche ho trovato nella proposta del consigliere all'Asia, non mi trova assolutamente favorevole. Questa sera è la seconda volta che cito qual è la formazione di parte di noi, che è una formazione che deriva da vicinanze liberali, e l'eccesso di norma è sicuramente deleterio. Per chi vuole fare un'amministrazione che sia propedeutica alla soluzione dei problemi degli amministratori. E condivido ciò che diceva dei cittadini, scusate, e condivido ciò che diceva il sindaco. I cittadini partecipano a delle elezioni democratiche e ogni 5 anni sono chiamati a dare un giudizio su cosa è successo, e quello, secondo me, sono i momenti opportuni e sono i momenti più alti di condivisione di tutta la cittadinanza.
termino col dire che nella mozione si entra anche in, in situazioni che un'azienda del territorio importante, io dico in questo momento ce ne fossero anche tante, che investono e che possono da parte loro fare le scelte che ritengono più opportune per la loro situazione economica e la loro situazione di proprietà. Ecco, su questo direi che seppur con, essendo i comuni il pubblico partecipe, sono scelte che devono essere sì come dire valutate, ma non spettano probabilmente a noi. Ecco, grazie. Grazie consigliere. Consigliere Tripodi. Grazie Presidente. Io nel momento in cui ho letto questa mozione ho in maniera informale avuto modo di parlare con il consigliere Alasia dicendo, esponendo le mie perplessità su una mozione innanzitutto così presentata. Sinceramente per, non so come abitudine, anche quest'oggi abbiamo visto altre mozioni che sono passati prima nelle varie commissioni e poi sono arrivate in discussione in Consiglio Comunale. Quindi questa voglia di introdurre all'ordine del giorno una mozione così importante e così articolata per chi la legge, secondo il mio parere un passaggio in commissione, magari in conferenza capigruppo, come abbiamo fatto per quella riguardante il registro del testamento biologico, sarebbe stato opportuno. Forse in questo caso, non so, si voleva dare un pochettino di risonanza più che altro politica che di risoluzione di un problema quale quello dell'acqua. Problema dove, esprimendo appunto la nostra posizione, come più volte ribadito da tutti quanti i consiglieri e dal sindaco, anche la nostra posizione è quella di dire l'acqua pubblica. Anche io al quesito referendario mi ricordo di aver votato sì. E il fatto è che vuol sembrare si parla di normativa nazionale, nel frattempo si introduce supposizioni su quello che sarà una azienda del nostro territorio, di quelle che saranno le sue scelte industriali in materia della propria attività, è un po' troppo articolata. Avevo già preventivato in maniera informale questa nostra decisione per il semplice fatto che non so se sia solo ed esclusivamente una questione dove dire poniamo in luce questo problema che forse è stato posto un pochettino, non so come dire, con già qualche pregiudizietto di fronte a tutto. E sinceramente per quanto ci riguarda non siamo in disaccordo sul fatto che l'acqua sia un bene pubblico, non per quanto ci riguarda anche, non essendo noi parte di partiti, perché vedo che queste mozioni qua, anche sull'acqua pubblica, il Movimento 5 Stelle ha presentato, non soltanto avrà questo tipo di mozione, ma è stata un pochettino anche una mozione a cascata, proprio come di politica nazionale, parlando di acqua a cascata. E quindi ribadiamo, piano piano con lei Presidente, piano piano cominciamo a quindi per quanto ci riguarda non
non siamo contrari totalmente a questa mozione. Per questo noi penseremo che a quest'oggi, questa sera, ci asterremo a questa proposta di mozione. Grazie consigliere Tripodi, anche perché ha già espresso la dichiarazione di voto. Così come ha anche espresso del resto il consigliere Bergesio e, mi se ho capito bene, anche il consigliere Somaglio. Comunque si interpretava. Consigliere Allasia. Allora, sì, ho toppato, ho detto Egea, ho detto Tecnoedil invece che Egea, è vero, mi sono confuso, 1-0 per il sindaco. Allora, alcuni punti che ha toccato il sindaco. Allora, incominciamo, sarò molto breve, ho detto incominciamo, ma alla fine sarò molto breve. Innanzitutto, la questione se la mozione sia confusa, complicata, che mischi argomenti, su vari piani, è possibile, è un'accusa che accolgo. Se appare così è perché non è scritta come avrei dovuto fare. Per quanto riguarda il referente, un'affermazione del sindaco riguarda il fatto che l'interlocutore dovrebbe essere lato. Ecco, io mi ricordo però proprio nel dibattito che abbiamo avuto prima sul servizio idrico, sulla mia interrogazione sul servizio idrico integrato, in cui ho chiesto al direttore tecnico del Lato un'informazione e la risposta in stile manzoniano, in stile puramente, ma mi sono ritornato indietro di 25 anni, è stata in sostanza che il mio interlocutore doveva essere il rappresentante dell'area braidese, adesso non posso usare le sue parole perché non ne ho la capacità, cioè il sindaco, che notoriamente è il sindaco della città di Bari. Quindi su questo argomento, sull'argomento cioè del servizio idrico integrato, Lato mi ha già risposto su un altro tema, ma mi ha detto: tu non sei il mio referente, tu non devi rivolgere la domanda a me, ma devi passare da rappresentante del territorio. Per quanto riguarda gli esempi portati di disservizio e magari in qualche caso anche di colpevolezza con profili penali nella gestione delle acque anche di società miste piuttosto che pubbliche, eccetera, è verissimo, è verissimo. Ci sono però anche dei casi di società private altrettanto gravi. Basta andare nel Lazio, basta andare in altri, basta andare in Francia. Ora, il punto è l'obiettivo, il principio su cui si vuole lavorare, il modello sociale. Anche la sanità è un servizio, anche l'istruzione è un servizio. In Europa si è scelto un modello sociale per cui determinati servizi considerati di interesse generale devono essere sopportati e gestiti dal pubblico. Questo per garantire a tutti parità di accesso a quelli che sono ritenuti i diritti fondamentali. Penso in queste poche parole che ho detto di aver sintetizzato lo scopo della proposta, che era composta di 8 pagine, e alla fine mi accorgo che la potevo sintetizzare in 2 paragrafi. Quindi il fatto che ci sia una scelta tecnica che non funzioni in qualche ambito non è detto che sia quella scelta tecnica, quella scelta politica, la scelta sbagliata, ma che semplicemente è stata praticata in modo sbagliato. Il privato non è a tutti i costi perfetto, così come il pubblico non è sempre perfetto, no? Interviene il modo di gestire, la personalizzazione, il modo di interpretare personalmente nel territorio e proprio personalmente di persona il proprio compito. Quello che io chiedo e interpreto è il fatto che la gestione del servizio rientri nei servizi di interesse generale al pari in sostanza della sanità, dell'istruzione e servizi che ritengo necessari e essenziali
per lo sviluppo di una società. Un tema che ha toccato, mi pare, il consigliere Somaglia sull'eccesso di norme. È un po' parallelo a quello che si diceva prima, cioè eventualmente alla non chiarezza della proposta di mozione. E anche questo lo accolgo, perché capisco che se non raggiungo l'obiettivo della chiarezza, il problema è mio, visto che ho a che fare ogni giorno con l'eccesso di normazione. Direi che posso chiudere qua la mia replica. E sicuramente su questo argomento, accogliendo le osservazioni fatte, su questo argomento cercherò di seguire un percorso sicuramente più condiviso, come ho fatto per altri, e di essere più puntuale e meno confuso, affrontare nel modo più corretto possibile la discussione, e cercherò, insomma, di farlo nello spirito che spero mi abbia contraddistinto fino adesso e lo abbiate notato. Grazie. Grazie, consigliere Allasia. A quanto vedo non ci sono più richieste di intervento. Per i tifosi bianconeri come me dico che la Juve sta vincendo 2-0, questo permettetemelo, visto che già abbiamo non possibilità di seguire. Chiedo scusa per gli altri tifosi, ma chiedo scusa, questo è fuori onda, chiedo che non venga verbalizzato. Comunque, anche per stemperare un po', perché insomma... Quindi, per annacquare, bravo, grazie. Torniamo seri. Se non ci sono interventi, io pongo in votazione la mozione nel testo presentato dal consigliere Allasia. Quindi dichiariamo la presenza. Possiamo votare, vero? Possiamo votare? Diciassette. Allora ci sono 3 voti a favore, 11 voti contrari e 3 astenuti. Prodigi del voto elettronico. Volendo, sì, gli interessati volendo possono fare una dichiarazione che a verbale ci sia scritto, che a verbale sia riportato la volontà, perché è un mero errore materiale. Che cosa? Scusa, che non ho capito. La segniamo. Allora io vi dico, possibile ritornare sulla schermata di prima, mi pare 3 voti favorevoli, 3 astenuti e tutti gli altri contrari. Il mio voto sì è... scusa, al microfono. Ho commesso un errore nel votare. Se debba dichiarare l'errore nella votazione, non lo so, mi pare, però se... Siamo io e te. E allora a maggior ragione se... Ah, forse in matematica, come in algebra, 2 negazioni affermano, probabilmente... No, ho sbagliato lui, ma cosa c'è? Ah, le schede. Io comunque, finora il sindaco ha chiesto ufficialmente la correzione della votazione,
qui a verbale comunque elettronico risulta che hanno votato sì all'Asia Gemma Sibille. Sibille ha dichiarato l'errore e pertanto prendiamo atto della dichiarazione. Ho capito, ma allora cosa facciamo? Chiedo consigli ai tecnici che assistono. Prego, al microfono. Volevo solo dire... Allora... Consigliere Gemma, comunque... è sua facoltà modificare oppure dire qual era la sua volontà di voto? Allora, io volevo votare no. Benissimo. Questo siparietto elettronico ci mancava. Ma sì, la vita è bella perché varia. Dunque, adesso dovrebbe iniziare la trattazione degli argomenti o dell'ordine del giorno dopo le mozioni. Proposta al Consiglio Comunale avente ad oggetto il verbale della seduta precedente, la seduta del 29 settembre, verbali dal numero 52 al numero 60. Contemporaneamente chiedo il voto sulla rettifica del verbale numero 57 relativa approvazione, perché per un mero errore materiale nella delibera precedente, cioè che riguarda quel punto 57, c'è stato un errore al punto dove viene indicato l'eliminazione delle aree verdi dei campi del cimitero urbano. È stato scritto PM di Milano anziché campi PN di Napoli, come del resto risulta dalle allegate planimetrie, come si evince anche dalle premesse e dal contesto. Pertanto io chiedo di rettificare il punto 1 nel senso appena detto e di approvare i verbali con una votazione unica. Benissimo. Riprocediamo. Per cortesia, attenzione. Si segna la presenza. Lo sto dicendo a me. No, lo sto dicendo go. Va bene. Pro populo. Possiamo votare. All'unanimità approvato verbale e relativa correzione. Proposta numero 7, programma territoriale integrato Alba Bra Langhero-Ero, approvazione schema, accordo di programma. Si tratta della chiusura di un'annosa questione legata ad un progetto molto importante. Il PTI era stato varato dalla giunta regionale di cui facevo parte nel 2006-2007. Il comune di Bra partecipò con un pezzo di un suo progetto insieme ad altri comuni. Nell'ambito poi dei fondi europei che facevano parte di questi fondi del PTI, molti di questi sono stati utilizzati diversamente e non utilizzati rispetto al PTI. In buona sostanza si è arrivati adesso ad una ridefinizione del programma con un accoglimento per quanto riguarda il nostro comune di alcuni interventi che sono già stati realizzati e spesati e che sono nell'area mercatale, perché dovevano essere interventi che riguardavano la zona collegata con l'area mercatale, essendo il progetto nostro iniziale il progetto di rivisitazione del vecchio mercato coperto. Grazie, signor Sindaco. Se non ci sono interventi, poniamo in votazione
la delibera numero 7, alla quale dovremo poi anche votare la immediata eseguibilità. Per adesso votiamo l'approvazione o meno dello schema dell'accordo di programma, la delibera in sé. Quindi possiamo segnare la presenza. Apriamo le votazioni. Sedici favorevoli e un astenuto.